Dottori, buonasera e bentornati in un nuovo video. Io mi chiamo Tommaso Silvestro e sono un grande appassionato di cinema e fumetti e ogni tanto mi metto a fare qualche cortometraggio. Oggi andiamo un po' fuori tema rispetto a quello che propongo con il mio canale YouTube, ma che si ricollega all'ultimo reel che ho realizzato e anche a una delle mie più grandi passioni, ovvero la fotografia. Ora, io non sono un fotografo professionista e non vorrei esserlo mai nella vita, però ogni tanto faccio qualche foto e lo pubblico anche su Instagram. E tra l'altro, se ancora non mi seguite sui vari social, su Instagram e TikTok, dove appunto anche là pubblico reel e qualche foto ogni tanto su Instagram, seguitemi anche sui vari social che ci stanno anche in descrizione, che trovate nei linkato sul mio canale YouTube. Insomma ragazzi, fate il vostro dovere. E un'ultima cosa, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite e sosterrete il mio canale. Ok? Dai, torniamo al tema di oggi. Da quello che vi ho detto, la fotografia non è la mia professione, ma più che altro è un hobby. E con questo piccolo hobby ho fatto nascere una mia piccola collezione. Precisamente ho iniziato a sviluppare una mia collezione di fotocamere e videocamere vintage, che tengo in questa teca, che ho comprato apposta per appunto la mia collezione, perché prima li tenevo sopra la mia libreria. Li tenevo là pensando che comunque facevano la loro porca figura, che sì, facevano la loro porca figura, però si riempivano di polvere in una maniera veramente esageratissima. Ogni volta dovevi pulirle tutte quante una alla volta, così. Una rottura di palle veramente assurda. Infatti mo ho comprato la teca proprio apposta per proteggerli un po' dalla polvere. Mo ce n'è un pochino, giusto un pochino, ma non esageratissimo. Comunque la situazione è abbastanza decente. La maggior parte di queste fotocamere sono analogiche. Infatti ci sta questa qua di Canon, che è analogica, anche se so che ha qua magari qualche automatismo, qualcosa che ti aiuta a fare delle foto decenti, ma è comunque una fotocamera analogica. Ci sta una Pentax, delle Olympus. Poi vabbè, c'è anche qualche compatta digitale, tipo questa della Samsung, questa qua della Kodak che è digitale, ma anche altre compatte come questa qua della Kodak, che è sempre invece questa è analogica. Poi ci sta anche questo, che sarebbe una cinepresa analogica, che penso che è un Super 8 o un 8 mm, non mi ricordo precisamente, però comunque è una videocamera analogica che, cioè, tu premi qua come se fosse un grilletto di una pistola, punti e filmi. È fantastica, veramente è bellissima. Qualche pezzo della mia collezione si dovrebbe un po' ristrutturare meglio, si dovrebbe dare una sistemata alle plastiche, alle cose, tipo qua ci sta qualcosa da risistemare perché c'è un po' di schifo lasciato dallo scotch, però questo magari sarà una cosa da fare un po' più in là. E poi tra l'altro ci sta anche un pezzo molto importante della mia collezione, che sarebbe questa, che sarebbe la mia prima videocamera, proprio la mia primissima videocamera in assoluto, che non funziona più lo schermo, sarebbe da sostituire lo schermo, però in teoria funziona, però è lo schermo che non va. Ah, poi non so se riuscite a vedere, ci sta anche una Game Boy camera. Io ho anche il Game Boy, l'unica cosa devo un po' vedere dove l'ho messo. E praticamente questi pezzi o sono cose che appartenevano alla mia famiglia, tipo le compatte, questa della Kodak e questa della Samsung, questa era la mia videocamera, ve l'ho detto, e poi tutto il resto le ho comprate o nei mercatini dell'usato a poco prezzo, veramente a pochissimo. Altri pezzi ancora me li sono stati regalati. Sono molto soddisfatto della mia collezione di fotocamere, mi piacerebbe un giorno usarle per qualche piccolo progetto, magari per portarmene pure in vacanza e documentare la mia vacanza con fotografie analogiche. Penso che sarebbe una buona idea fare una cosa del genere, e mi piacerebbe ampliare la collezione con qualche pezzo particolare. E proprio a maggior ragione, oggi voglio mostrarvi un set Lego a forma di fotocamera. Precisamente, ragazzi, ho comprato questo. Ecco a voi, ragazzi. Non so se vedete, questa è la mia prima volta che faccio i video con più videocamere, così, uno che prende dal punto di vista del tavolo. Che emozione, ragazzi, che bello. Vediamo, metto un poco dritto. Ecco, questo è un set della Lego Creator, che sarebbe un set Lego a forma di fotocamere, o meglio, come potete vedere c'è scritto 3 in 1 qua, perché appunto da questo set Lego si possono ricavare tre cose: o una fotocamera, questa qui, o una videocamera, oppure questo televisore che pensa tipo un televisore anni 60, una roba del genere. Dai raga, è figo, per una cifra che si aggira attorno ai 15-20 euro. Ottimo, veramente ottimo. Sono anche emozionato, ragazzi, per una cosa, perché io è da una vita che non tocco qualcosa di Lego, che non mi metto a montare le cose Lego. Te, wow, raga, che emozione, che bello. Quindi dai, iniziamo subito. Allora, dove cazzo si apre? Ok. Ok.
Ah, non sono tantissimi, è poca roba. Comunque, si tratta veramente di poca roba. Vabbè, ci sono set Lego che hanno pezzi molto, molto più numerosi. Tipo i Lego Technics della Lamborghini. Non so se avete visto i video di Akidale, quando monta la Lamborghini ci mette anni, anni, secoli per montare una roba del genere. Ma ci credo, sono 300 miliardi di pezzi. C'è da dire però che la videocamera è veramente molto carina, è veramente bella. Però mi sa proprio che monterò il set Lego, quello della forma di fotocamera, quindi questa magari sarà per la prossima volta. Allora, abbiamo i pezzi, tutto qua. Timelapse, ragazzi. Allora, sono praticamente a metà lavoro e come potete vedere già sta iniziando a prendere forma proprio il corpo, il body della fotocamera. C'è anche lo sportello che si apre. Non so, aspetta, vedete bene qua. Guardate che figata. Ci sto mettendo parecchio perché non sono più abituato con i Lego e anche perché poi sono abbastanza, cioè ho mischiato i pezzi. Sono un po' un disastro, ragazzi, sono molto disordinato. Però ce la farò a montare. Dai, vado, continuiamo. Allora, mo in questo momento sto montando l'ottica e madonna raga, non ce la faccio più. Voilà, e abbiamo l'ottica, e abbiamo l'ottica qua. Dai che è quasi finita, mamma mia. Ah, pure la tracolla, dove sta? Sta, penso, qua dentro. Sì, carina st'idea. Quindi di così, non è male. Ah, è il pirulino questo qua per incastrarla qui. Perfetto, in modo che non se ne voli. Va bene. Continuiamo, dai. Finito, olè! Mamma mia, è stato un massacro, no, veramente. Eppure è un set Lego semplicissimo, si vede che non sono più abituato ormai. Però, dai raga, come potete vedere c'ha la tracolla qua, l'ottica che tra l'altro si muove anche, fai così, si muove. Così, wow, bellino, bello, 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 dettagli, questi piccoli dettagli così, bello, bello, bello. Poi c'è anche la pellicola, ecco, dove si può vedere
le grandi foto che si possono fare alla giraffa, alle farfalle, tutte le classiche foto per Instagram. Cioè, è veramente molto bella perché ci sta il pulsante di scatto, quello per girare la pellicola quando hai fatto lo scatto, il rullino, cioè il rullo qua per girare il rullino, tutto quanto, la slitta per il flash, c'è cioè pure la slitta per il flash, si apre lo sportello così, guardate che bello, non so se potete vedere meglio qua. Ma cioè veramente, ah, poi anche qua ci sono altre pellicole. Bello, sono soddisfattissimo. E sicuramente quello che voglio fare è montare la prossima volta. Voglio montare proprio la videocamera. Quindi penso spenderò altri 20 euro. Però ne vale veramente tanto la pena perché è proprio bello. Poi ci vuole parecchio per montare queste i set Lego perché un po' ti disperdi con i pezzi. Come potete vedere dal timelapse, mi sono anche un po' impappinato perché a volte non scambiavo qualche pezzo per un altro, non trovavo qualche pezzo, oppure avevo montato male una cosa e quindi dovevo rismontare, rimontare, insomma, un casino tremendo. Però ne è valsa veramente tanto la pena e questo adesso sarà un pezzo bello della mia collezione di fotocamere da far vedere, appunto. Con questo, ragazzi, vi ringrazio per la visione. Se siete arrivati fino a qui e avete visto tutto quanto, veramente grazie mille. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vabbè, ragazzi, le solite cose, anche i social, ricordatevi dei miei vari social. E basta, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao 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 ciao